Sei soddisfatto adesso, eh? Eh sì, non mi era mai capitata l'occasione, capisci? Beh, tu vieni così di rado, beh, guarda, benissimo. Dobbiamo solennizzare la tua venuta a Milano. Beviamo qualche cosa. Vieni cosa su. Si può bere qui? Tutto quello che vuoi, anche un bicchiere di Barbera se vuoi. Barbera proprio qua. Allora due aperitivi. Ecco. Senti, perché non ci prendiamo due bei martini? Due cocktail, raff! Adesso vedrai. Senta, ci faccia due martini dry. Sì, signore. Il mio leggero, per favore, non troppo forte. Uno con poco gin, uno benissimo. Con poco. Vieni così di rado, non ti fai mai vedere. Caro Mario, purtroppo da quel paese isolato è sempre una bella scarpinata venire fin qua a Milano. Però, quando si inaugurerà la nuova autostrada, puoi stare sicuro che verrò più spesso a trovarti. Purché si sbrighino. Vedrai che faranno prestissimo. Adesso hanno delle macchine per la bitumazione delle strade che vanno avanti velocissimi. Uh-huh. E anche i ponti, i viadotti sono già prefabbricati, ti mettono lì come un meccano. Figurati, queste nuove macchine io le ho viste lavorare durante la costruzione dell'autostrada Ivrea-Aosta. Allora ricordo comandavo la stazione di Verres. Verres. Verres, sì. Me ne ricordo benissimo. E mi ricordo anche di uno che se n'era innamorato. Delle macchine? Proprio così. E nell'età in cui gli altri si innamorano di una bella ragazza, lui si era presa una cotta per le ruspe, le scavatrici. Poverino, si chiamava Aduo. Aduo, al maschile, non al femminile. Perché non di Aduo io ne conosco tante, ma di Aduo... È nato nel 35, nell'ottobre del 35, la presa di Aduo. Sì, presa di Aduo, appunto. Poveretto. Sapesse che tipo era, poverino. Stai a sentire, eravamo di autunno e la caccia era appena aperta. In quei paesi, tu lo sai, sono tutti o quasi tutti cacciatori. E questo Aduo... Là, non ti muovere. E uno c'è. Ma questo è un poveretto, mezzo scemo. Lo vedo tante volte io girare per il bosco. Scemo no, adesso non andava mica certo a spasso. Guardiamo sotto. Hai ragione. Hai visto. Tienilo stretto, non te lo fa scappare. Ci penso io. Io vado a fare i conti con l'altro. Tieni giù le zampe. Fermola! Fermati! Stavolta lo scappi! Cosa vuoi da me? Vado dove voglio! Butta giù il fucile, tanto ti conosco! Ti faccio prendere il paese, così la paghi anche per tutte le altre volte! Lasciami passare! Dove credi di andare? Sulla strada abbiamo già preso il tuo complice con la roba! Io non ho cacciato niente! Vado a spasso! Butta giù il fucile, non ti faccio niente! Perché? Provaci un po' a farmi qualche cosa! Basta là, te la cavi con poco, se sei ragionevole. Non mi spari più. Fermati, c'è ancora il tempo. Fermati. E tira. Cerchi di scappare e ti stendo. Eh? A me? A te, sì. Era già morto? Quando siamo arrivati respirava ancora, colpito sotto lo stomaco.
con pallini da lepre, numero 5. Giulio Colombo. Abitava alla Riguardo, mi pare. Sì. Aveva un sacco di figli. 3. Tutti piccoli. Il pretore è stato avvertito? Sì, subito. E allora? Tu il fucile non l'hai, e va bene. Ma quello che il fucile ce l'aveva e stamattina si trovava con te, chi è? Io non so niente. Se ti lasciassero nelle mie mani, mica tanto, sai. Un minuto. Vedresti. Non sei così scemo da non ricordarti il nome del tuo amico. Vuoi vedere che te lo faccio ricordare calma io? Calma adesso. Lascia fare a noi. Su. Maresciallo, ci pensa, oggi poteva capitare... Calma. Avanti. Meglio che tu vada adesso. Su. Vai, vai, vai. Beh, facciamo due chiacchiere noi due adesso. Vieni. Avanti. Siedi. Vedere una cosa? Certo, non puoi vederci granché con gli occhiali conciati a questo modo. Io ci credo che tu non hai visto chi ha sparato. Però se era bravo lo sai, eh? Era bravo, no? Colpo sicuro, un bravo cacciatore. Gli teneva la roba, magari. E forse toccava a te portarla in paese, portargliela a casa. Allora lo sai chi è? Eh? Dove abita? Dove abita? Chi? Io non ho visto, ero solo. E allora la lepre, i fagiani, dove li hai presi? No, non è roba mia. Lo so, ma chi te li ha dati? Ma nessuno, non è roba mia. Cos'hai a quella mano? Me la sono bruciata. E dove? Giù dal panettiere, nel forno. Mi ha detto, metti la mano nel forno e dimmi se è caldo. Questo è vero. Lui va dal fornaio per farsi regalare una pagnotta. E i garzoni, sa come sono, gli fanno sempre degli scherzi. Sì. Ma che ti fa, male? Oh, no, no. Sa, deve cambiare la pelle. Quando è cambiata la pelle, passa tutto. Qua, fai vedere un minuto. Tu la baita della Riguarda te la ricordi, no? Ci vai spesso. Per prendere un po' di legna. Sì, ma il bosco non è mica tuo. Ci vado a prendere solo la legna. E va bene. Però là ci hanno ammazzato un uomo. Lo sai cosa vuol dire? Aveva moglie e 3 bambini. Sei contento se che lo ha ucciso va a spasso, mentre quei 3 bambini piangono? E allora? Ma io non so niente. Ma non capisci che stando zitto è come se fossi stato tu a sparare? Ma sì? E io ti metto le manette e ti mando in prigione. Per un pezzo. Per sempre. Ci vai in chiesa, vero? Tu ci vai in chiesa? Cosa? Vuoi dire che hai troppi stracci addosso? Di un po', Ado. Ti piacerebbe un bel vestito? Un vestito vero? Un bel paio di scarpe? Guarda, se tu mi dici chi è stato, io ti regalo un bel vestito. Ma io non so niente. Ma che cosa volete? Che cosa volete da me? Dai qua. Avanti, dai qua. E ci fai con questa? Buttala via questa fascia sporca. Che cosa ne facciamo? Parlare non parlerà. Bisogna tenerlo d'occhio. Dove viene qua? Cerca di sapere chi sono i suoi amici. E se qualcuno è stato visto più spesso con lui negli ultimi giorni, capito? Agli ordini, maresciallo. Senti tu. Per ora te ne torni a casa. Sei libero d'andartene. Tu sei una testa dura, vero?
Ma io ti aspetto qua. E qua tornerai. Un momento. Posso dargliela? Ho fame. Va un po' a vedere. Va bene. Ripiglia la tua roba. Aspetta, fai vedere. Ma che è tuo? Non te l'ho mai visto prima. È poco che ce l'ho. E dove l'hai preso? L'ho trovato. Ma dove? Per la strada. Vediamo come ti sta. Beh, vedi? Non è tuo. Se l'hai trovato per la strada. Va. Vai pure, eh? Ah, me lo posso tenere? Sì, sì, tienilo pure. Vieni un po' qui. Vieni qui. E vieni qui. E non si volta mica. Aspetta, Aduo, che c'è il servo che ti vuole parlare. Gli metto una mano addosso. Loro non l'hanno voluto in galera. Io lo mando all'ospedale. Sì, e poi così non si rimedia niente. Va via, Aduo, vattene, su. Sei comprata una moto nuova? Ma no, questa l'ho venduta a Gigi Basso, gli serve per andare al cantiere. È davvero un affare, eh? Guarda che macchina. 65.000 lire. 65.000 lire? E dove le piglia, Gigi? Sta in contratto per un anno con l'autostrada. Hai voglia a pagare la moto? Perché non ve la fate anche voi? Andate, senza anticipi, 5.000 alla settimana. Quando prendete la paga... A noi non ci prendono sull'autostrada, hanno stabilito che questo tratto è riservato ai disoccupati di ponte e basta. E non avete reclamato? Dicono che sono lavori a turni. Bella ragione. Lo so, bisognerebbe rompere la testa a qualcuno.
Ma io ho due figli. Ma non c'è bisogno di rompere la testa a nessuno, basta usare i mezzi adatti. In quanti siete, sposati e con famiglia? Cavagna, Beruto, io, Carletto Bosco e Vigin de Prat. E ci sarebbe anche... Andiamo piano, Voi, quanto sareste disposti a dare per essere assunti all'autostrada? Dare? A chi? Perché tu credi che... Pensateci un po' sopra. Può darsi che vi possa aiutare. No, guardate chi c'è. Arriva il momento giusto. Gli vado a dire due parole per voi. Ci rivediamo, Buongiorno, geometra. Come si trova ai Tre Re? Ah, bene. Le ho dato un buon consiglio? Sì. Un giorno si faccia fare le pernici in gelatina. Gli piace la caccia all'ingegnere? No, non credo che sia un cacciatore. Ah, non ha importanza. Voglio dire se gli piace mangiarla. A cacciare c'è chi ci pensa. Davvero? È proprio lui. Il geometra Motta, il capocantiere dell'autostrada. Si vede che sono proprio amici. Ti fidi? Boh. Allora a presto, geometra. Arrivederci. A questo mondo, per riuscire, caro mio, bisogna essere svelti. Maledetti disgraziati! Dovreste rompervi la testa! Al galero, disgraziati! I carabinieri, dividiamoci. Ehi, senti un po'. Chi è? Voglio parlarti. Ma che cosa vuoi? Io voglio... Levati in mezzo! Caro mio brutto vigliacco! Idiota! Maledetto! Tieni! Chi ti ha fatto quella ferita alla fronte? Nessuno, gliel'ho già detto. Mi sono ferito cadendo dalla moto. Cadendo dalla moto, eh? Avanti, dimmi, ti hanno assalito all'improvviso o vi siete messi a litigare? Non mi ha assalito nessuno. Non ho litigato con nessuno. E non mi dia del tu, per favore. Dove andava stanotte quando è caduto? A casa mia. Per quella strada con la moto? Perché? Non c'è mica il transito vietato lì. Ma ci sono i gradini. Fammi il piacere, Soleri. Cercami questa pratica in archivio. Subito, maresciallo. Può fermarsi ancora un momento? Cos'è? Non è ancora finita? No, non si tratta dell'incidente. Lei è la parte lesa e se lo sporge denuncia. L'affare è chiuso. A meno che non venga fuori qualche altra cosa. Qualche altra cosa? Beh, faccio per dire. Siediti, accomodati. Scusa, vero, se qualche volta mi viene di darti del tu. Beh, con lei è diverso. Sì? Vuole una sigaretta? No, grazie, non fumo per ora. E quanti anni hai? 25, compiuti a maggio. 5 mesi meno di Aduo. Cosa c'entra Aduo? Siete cresciuti insieme, no? Gli sei amico. Amico? Beh, siamo stati compagni da ragazzi. Lui perlomeno ti ha affezionato. Va a sapere cosa ha in testa quello là. Ha il cervello fuori posto. Ma perché mi parla di lui? Perché forse tu puoi aiutarlo. E ancora per la faccenda del guardiacaccia che hanno ammazzato. Non penserà mica che sia stato Adu? Oh no, a sparare no. Ma era certamente assieme a chi ha sparato. Che responsabilità può avere, sei scemo? Sì, ma tu... Tu lo conosci bene, no? Lo sai bene cosa fa, chi frequenta. Probabilmente si confida con te, no?
Quello non si confida con nessuno, sta chiuso come un riccio. Beh, io te ne ho parlato nella speranza che tu potessi aiutarmi a toglierlo dai guai, poverino. Lui e sua madre. Sì, lei fa bene, ma è fatica sprecata. Che fine vuole che faccia? La prigione o il manicomio? Sì. Maresciallo. Ah, sì. Allora. Adua non si trova, non ha dormito a casa. Sua madre non sa dove possa essere andato. Va bene. Non lo so dove sia, lo lasci stare. Ma cosa avete tutti con il mio Adua? Almeno lei dovrebbe capirle certe cose. È un ragazzo, non sa difendersi. Sì, ma se è vero quello che ho sentito, pare che il suo ragazzo sappia difendersi bene, coi pugni, o con un bastone magari. Anche una gallina si rivolta se un cane le va addosso. Sì, ma c'è chi dice che di tutto questo la colpa sia un po' sua, signora Boggetto. Se l'ho sempre tenuto così attaccato. Fin da bambino dicono che per impedirgli di andare a giocare con i suoi amici, lei lo teneva legato ad un albero. Ma perché è malato? Qui, nella testa. Tant'è vero che non l'hanno preso a fare il soldato. E che ne poteva venire fuori da un ragazzo cresciuto così, come un animale legato alla greppia? E che cosa dovevo fare? Mandarlo al manicomio? Ci hanno tentato il sindaco, il medico, il parroco, quando era bambino. Ma non ci hanno provato una seconda volta. Perché lui non è matto. Sviluppo ritardato, hanno detto i medici a Torino. E la legge dice che se io non voglio, non lo possono rinchiudere. Perché non è pericoloso. Non domanda l'elemosina, non dà noia a nessuno. È ancora come un bambino. Ma lo capisci che proprio per questo qualcuno potrebbe approfittarne, consigliarlo male, metterlo nei pasticci. E chi? Perché? Come chi? Avrà degli amici, no? Ma che amici? Sta magari una settimana senza avvicinare un cristiano. Poi all'improvviso, se uno gli dice una parola, se gli dà una sigaretta, lui gli va dietro tutto il giorno come un cane. Sì, però Renato è un suo amico, no? Buono quello. Per rubargli la merenda quando erano bambini e adesso per farsi spingere la moto quando è rotta. Signora Boggetto, dove sta tuo Adua la notte scorsa? Ma è venuto a casa. Ha dormito. Non è vero! Signora Boggetto, mi ascolti. Una cosa è certa. Qualcuno ha messo o sta mettendo nei guai suo figlio. Il mio Adu. Ho piacere che in questa visita ci sia anche il maresciallo, perché sicuramente avrà avuto delle lagnanze. Già, ma con un cantiere a un passo dal paese, lagnanze, denunzie sono all'ordine del giorno. No, lei vedrà come sono esposte le baracche, umide, tutte a nord, quasi al livello del fiume, signor maresciallo. Ci sono 6 cantieri nel tratto di un chilometro e non c'è molto da scegliere. Adesso lo vedremo se gli operai hanno ragione di lamentarsi, no? Lo vediamo subito. Su 150 operai, sì e no, 10 hanno avuto qualcosa da dire, sì. E sono sempre gli stessi. Già, gli altri zitti per non perdere il posto, lo sappiamo adesso. Come vanno queste cose. Calma, adesso scendiamo, andiamo a vedere. Maresciallo, tutto scritto qui, c'è poco da discutere. Vede, maresciallo, questa dovrebbe essere l'acqua con cui ci si dovrebbe lavare. Adesso mi dica un po' lei se ci si può lavare con quest'acqua. Ecco. Accidenti, ma si mette a funzionare anche la doccia adesso. Ma rompe, ma... Guardi, maresciallo. Beh, vede che situazione abbiamo qua? È colpa dell'impresa se vogliono dormire sulle scatolette di carne e sulle scarpe. Ma dove le mettono se non hanno gli armadietti, mi scusi? Assaggi, maresciallo. C'è tutta roba sana, sa. Una minestra senza offendere nessuno come può mangiare a casa sua, ai al degme. A me mi sembra buona, però. Sciur Muretti, chi è venuto a dirgli che sarebbe venuto il maresciallo? Nessuno, perché? È la stessa minestra che facciamo tutti i giorni. È solo una domanda, non ha mica la coscienza sporca. Calma, perché... è che ora vediamo, non c'è bisogno di litigare. Thank you.
Bello, eh? Hai avuto paura? Vai. Non vuoi fumare? Prego, su. Perché non la fumi? Fuma. Accendi. Dì un po', ti piacerebbe lavorare all'autostrada? Se fosse possibile farti lavorare al cantiere, accetteresti? Lascia stare questo spago. Parlo con te. Rispondi. Ti piacerebbe? Non fu difficile. Parlai al signor Motta e Adwo entrò al cantiere. Sai, faceva un po' di tutto, ma nei primi tempi però non gli riusciva di legare con gli altri. Lascia lì, devi prenderle da me. Porca miseria, piacciami pure una mano. Ma va a prendere aria, va, che facciamo prima. Può essere anche domani. Domani. Il lavoro arriva sempre domani. Io intendevo l'ingegnere, solo lui può decidere. Se fosse per i speciali. Io di speciali ho solo questo. A me non basta avere due braccia robuste. Ma il lavoro c'è o non c'è? Per quello che ne so io potrebbe anche essere. Cosa vuol dire? E dipende da quello che decide l'ingegnere. Te lo dico io. Il lavoro salta fuori se ungiamo le ruote. E ha ragione Renato. Ma come facciamo? Diamo i soldi a Renato. Lui è in confidenza e glieli passa, un tanto per ogni uomo che assume. Che vi devo dire? A venire qui tutti i giorni non fate che perdere tempo. E farne perdere a me, che di tempo ce n'ho ben poco. Mi costringete a non farvi più entrare. Però quello lì in cantiere lo fate entrare. Quello lì. Certo, lavora qui. Ma guarda che ci va proprio male. Adwo l'hanno preso e noi no. Oggi paghi davvero, lo sai? Ah, sì che pago. Ci state anche voi, no? Certo. Sicuro, è la regola. Devi bagnare la prima busta, Adwo. Sì, beviamo. Aspetta, fammi passare. Eccolo che è arrivato. E chi se lo perde questo? Questa settimana 10 non te li posso dare. È arrivata mia moglie. Dammene 7? 5.
Grazie. Sentite un po', ho portato gli orologi. Chissà che trappole sono. Ma che, sono orologi di qualità. Speciale. 300. E t'hanno incastrato, eh? No, no, sono io che voglio offrire da bere. Aldo, dove vai? Aspettavo te. Me? Sì, voglio parlarti. Ma io no. C'è stato qualcosa tra noi, sì. Ma siamo sempre vecchi amici, non ti pare? Ah, t'hanno pagato, fa vedere. È una soddisfazione, c'è il tuo nome. Aduo Boggi. Ah, te ne danno di soldi, eh? Beh, che ti prende? Lasciali stare. Ma cosa ne fai dei soldi tu? Non sai neanche spenderli. Ci vuole chi ti insegni a farlo. Bevo la tua salute, eh? Renato, ti abbiamo cercato tutto il giorno. Anch'io vi cercavo. Avete portato i soldi? Sì, altre 30.000, per me e lui, Camagna. Ma devi fare presto, sono già passati 2 mesi. Gli parlo subito, ma non restate qui. Daglieli. E ora via, eh? Uè, mi raccomando. Sì. Napoletana et curvi, di fiori, elisio e gusto. Volete saperne una? Stasera la bionda dei tre re stava sulla porta e mentre passavo mi ha fatto un segno, così. Sta attento al gioco, hai sempre la stessa idea in testa. Aduo, dillo a Tina che a Miglio non gli vanno più uova e pancetta. Fagli preparare una torta. E perché? Non si deve mica sposare. Tina, oh, bravo Aduo. Tu che ti ha detto? Ecco qua. No, lei come di Zumi. Dai, sì. Lei era Zumi. Quanta una birra. Sì. Vieni. Certo, devo. Aduo, non vuoi che te lo paghi il caffè? Ah, no. Aduo, vamma a piedi sigarette, Giuda Olga. Bravo. Sì. Aduo, vieni qua. Dai, va. So, prendi un pacchetto anche per me, vai, su. A me mi porti un toscano. Ehi, Aduo, e dove vai così di corsa, eh? Vado in paese. Vieni avanti, parliamo un po', eh? Io? Sì, tu. Vieni. Bravo. Vedo che ci hanno messo un cartellino qua per te, con il tuo nome. Aduo Boggetto. Ah, ci hanno messo quel segno rosso perché mi sbagliavo sempre. Già. E allora, sei contento di stare qui? Ma, mi ci trovo bene. Ma tua madre no? Tua madre non è contenta. L'ho incontrata questa mattina, dice che non ti ha più visto da un mese. È disperata. Non importa niente. Dove? Che dici? Di tua madre non ti importa niente? Voglio restare qui. Ma perché la tratti male, eh? Lei è contenta che tu lavori. Vorrebbe solo vederti a casa, capisci? A casa mia non torno più. Ma qui non durerà molto. Qua ti ha servito solo per imparare. Dovrai pure tornare a casa. Non ci torno più. Oh. Va bene, non ci torni più. Però tu dovresti spiegarmi una cosa. Che ne fai di tutti i soldi che guadagni, eh?
l'alloggio non lo paghi, 4 soldi per la mensa. Non ti pare che dovresti pensare un po' a tua madre, che si danna l'anima dal mattino alla sera in quel lavatoio? Ma perché lo fa? Come perché lo fa? Che vuol dire perché lo fa? Lo fa per te. Non torno più. Ah sì, lo dici ora? Ora lo dici? Che guadagni. E potresti aiutare tua madre, finalmente. Io non posso farlo. Vieni qua, vieni qua. Che ti costa tirar via un po' di soldi dalla paga? Ho comprato una cosa e la devo pagare. Oh, mi pareva. E che cos'è? Ah, bella. Che cos'è, una moto? E dove l'hai presa? Renato me l'ha venduta. Ah, Renato? Sì, ogni sabato me ne porta un pezzo. Già, e tu paghi? Sicuro. Così, domani mi dà la ruota davanti, o quella dietro, insomma, una ruota. E si prende i soldi caldi caldi dalla busta. Ecco dove va a finire la tua paga. Ah, però funziona. Com'è che non si vedono? Mo. Dove mi portate? Che volete da me? Fila avanti. Eccoli. Fila, fila. Fermo lì. Ci devi dare una buona spiegazione. Dove sono i soldi che hai preso per il cantiere? Ma avete fatto venire per questo? Ne parliamo domani, eh? Basta. Sono 3 mesi che ci porti per il naso. Ma che colpa ce l'ho io se non hanno voluto prendervi a lavorare? E allora? Un mese fa hai detto che era stato. Sì, è vero. E allora? Me l'avevano promesso. E poi? E poi niente. Niente. L'avevano mica messo in carta bollata, sai? Ah, sì. Fuori i nostri soldi. Non li ho! Non li ho! Uè! Uè, dico! Ma che cosa volete fare? Tu cosa credevi di fare? 20.000. È con questa mano che ti ho dato i soldi. Sciappa! Fermo! Fermo! Ora i soldi! Che questo giochetto non lo farei più! Carogna! Lasciatemi stare! Ma siete pazzi? Così l'ammazzate, lasciatelo! Non è colpa mia. È più colpa vostra che mia. Io ho parlato per voi. Ne parlavo sempre col geometra. Ah, sì, ne parlavi sempre. E non ti hanno detto che c'era l'ordine di non lasciarci nemmeno avvicinare al cantiere? Tu non mi lasci mai parlare. Lascialo parlare. Non è mica ordine del geometra. Sono i guardiani che fanno queste cose. Non dovete dargli retta. Insomma, secondo te se ci fossimo presentati... Ma certamente. Credevate che mi mandassero a prendere a casa? Magari in pullman? E perché non ce l'hai detto? Invece di non farti più vedere, di scappare. Ma chi scappava? Tu sogni. Proprio stasera ci pensavo. A cosa? L'ingegnere arriva domani. Ah, per questo dicevi domani? E come facciamo a parlare all'ingegnere? Andando al cantiere. E come entriamo? Se mi lasciate stare ve le insegno. Va bene, proviamo. Ma ci vieni anche tu. Ma cosa c'entro io? Siete voi che... Vuoi che ricominciamo? E allora muoviamoci. Non credo che in questo modo otterremo qualcosa. E domani i soldi me li ridai lo stesso. Capito?
Sì. Meno male che hai sentito, ho bisogno di parlarti subito. Vieni qua. Cosa vuoi? Apri. No, dormono tutti. Apri, ti dico. Ti ho portato quel pezzo per la moto. Ah, aspetta che chiudo. Ci penso io. Ah, questo sarebbe l'ingranaggio del motore? Sì, è l'ingranaggio che mancava, per questo non camminava più. Ti ringrazio, adesso però non ho soldi, non ho preso la paga. Ma dai, non voglio soldi. Vediamo se funziona, eh? Vuoi accendere il motore? No, sveglierei tutti. Vediamo solo se va come misura. Ma che cos'hai al naso? Niente, sono raffreddato. Ah. Se ci sente qualcuno che... Da sta parte non c'è nessuno, le baracche sono tutte in fondo. Per cominciare, ma guarda cosa faccio. Ecco fatto. L'acqua. È Renato? È là dentro, con quel balingo. E le altre bottiglie? Sono rimaste al lavatoio. Dai, dammi da bere. Ma qui dormono tutti, eh? E noi adesso li svegliamo. Ma certo! Sì! Dai! Svegli! Oh, ragazzi, c'è da bere! Acqua! Ma io mi ci faccio la doccia! Dai, cazzo, non ce la frega niente di lavorare qui! Ehi, ma che fate? Ma non eravamo qui per nasconderci e aspettare l'ingegnere! Dai, che ragione! E gli facciamo un bello scherzo! E vieni! E questo qui e quest'altro! E questo pure! Peruto, Yankee! Cosa vuoi? Porta i fiammiferi! Sono io, vai! Adesso facciamo anche un bel fuoco! Ancora un goccio e questa... Bravo, così! Dai, accendi! Aspetta che prendo anche queste altre! Bravo! Ecco, una e due! Ma siete matti! Date fuoco a tutto, io non c'entro! Non c'entro, io me ne vado! Dove vai, Yankee? Vieni qua! Guarda come bello qui, come brucia! Vai, vedi, portalo! Guarda, è un fuoco, ragazzi, inventori! Guarda, ragazzi, via! Dai, dai, vendendo! Levatevi, ragazzi, via! Dai, via! Lasciami andare! Ancora in stato di shock. Ma si riprenderà presto. E la spalla? Alla spalla c'è una frattura. Ma non posso pronunciarmi senza una radiografia. Dove pensate di portarlo? All'ospedale di Ivrea. Anche a Torino, se sarà necessario. Scusi, dottore, potrei fargli qualche domanda? Ma tanto non parla. Beh, provi un po'. Come va, Adua? Ti fa male? Nessuno vuol farti niente. Anzi, siamo tutti qui per aiutarti. Chi c'era stanotte con te al cantiere, eh? Chi c'era con te, Adua? Thank you.
Hector ne avrà per qualche mese, eh? Indagheremo su tutti uno per uno. Qualcosa salterà fuori. Non abbiamo fretta. Mi affido a lei, maresciallo, mi raccomando. Eh? Arrivederci, grazie. Grande. Il berretto di Adolfo? Già, sembra proprio il suo. Vuole salire, signora Boggetto? La signora Boggetto non me la perdona. Come se fosse colpa mia. Andiamo. Scusi, ma è lei che ha voluto mettere Adua a lavorare? Lo sai bene perché l'ho fatto. Se è per buon cuore ci ha guadagnato poco. Se è per l'altra faccenda, mi scusi, sa. Ma mi pare che siamo sempre al punto di prima. Pensa a guidare tu. Sì, maresciallo. Intanto, mentre Adua passava due mesi interi in ospedale, noi portavamo avanti le indagini sulla morte del guardiacaccia e sull'incidente notturno al cantiere. E poi Adua tornò. Piano, 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 piano. Ecco, fate presto voi due. Ado, come va? Bene. Sei venuto a salutarci? Grazie. Stiamo per andarcene. Andate. Non lo vedi? Dove andate? Stiamo smontando il cantiere, stavolta portiamo via tutto, ne? Ma tu te la ricordi la notte che sei stato ferito in cantiere, no? Te la ricordi? Ricordi com'è andata? Hai sentito rumore? Sei corso? E hai visto la scavatrice che veniva avanti? Sì, andava proprio contro la baracca dell'officina. E tu hai cercato di fermarla.
Sì, perché sennò sfondava tutto. E chi c'era sopra la scavatrice? Chi? Lui? No, lui no. No, lui no? Allora lui? No, no. Renato? Renato? No, no, non è stato lui, non è stato lui. E allora chi? Tanto riuscirò a saperlo. Guarda quello. Dimmi chi era, Camagna? No, no. È Berrutto, eh? Vero è lui. È vero, Aduo? Sì, è lui. Non è vero, non è vero. È matto, io non c'ero. Bugiardo, carogna. Sì, sei stato tu. Sei stato tu che hai buttato giù la baracca. E adesso non c'è più, non c'è più, non c'è più per me. Dove vado io? Dove? Ma non è vero. Non io ti preoccupare. Che conta la testimonianza di uno scemo? Accompagnale di là. Maresciallo, parola che calma, io non c'ero. Calma, calma, calma. Vedremo anche le tue dichiarazioni a verbale. Vieni. Avanti, muoversi. Brigadiere, va. Chiudito. Vieni, l'hanno finita e sta tranquillo. No, un momento, aspetta un momento solo. Che c'è ancora? Un momento. Vieni, vieni qui, Aduo. Vieni. Quando sei andato all'ospedale, hai dimenticato questo al cantiere? Mm? Vieni. Che, non lo vuoi? Non ti piace più? Beh, prendilo. No, non lo voglio più. Tanto non è mio. Oh. Come non è tuo? Non fare lo stupido. No, non è mio. È quello che avevi dimenticato sulla fascina, quel giorno, nel bosco. Non crederà a questo scemo. È tuo. Ma lei è matto. Renato Ravera, ti dichiaro in arresto per omicidio volontario nella persona di Colongo Giulio, guardia caccia. No! No! Lasciatemi! Lasciatemi! Fermola! Aduo, dove vai? Lascialo, lascialo. Dove vuoi che vada? Lascialo andare. Portalo via. Ciao, povero Aduo. E dove andava? Ma chi lo sa? Aveva preso la direzione del cantiere. Ecco, forse sperava di vederlo tornare. Per lui doveva essere un po' come il circo per i bambini. Non ne hai saputo più niente? No. Quando ci fu il processo per l'uccisione del guardiacaccia, seppi che Aduo aveva reso la sua deposizione per rogatoria e capì che non era più libero. Però non volli chiedere dove l'avevano portato. Un manicomio. Povero Aduo. Io avevo cercato anche di aiutarlo. Ma avevo fatto bene, Mario. Avevo fatto proprio quello che bisognava. E poi chi lo sa come si deve fare per aiutare veramente qualcuno. Casa può invitare gli amici a bere qualcosa. Solo chi ha un sorriso da regalare può credere nell'amore. Keep
niente. Niente.